Masi Agricola, siamo in compagnia di Raffaele Boscaini, direttore marketing. Quest'anno Vinitaly, Masi presenta la nuova collezione Boscaini. Sì, cantina privata Boscaini, si tratta di appunto una collezione direi unica di vecchie annate di Amarone, le migliori annate che la mia famiglia per tradizione, già da io rappresento la settima generazione, ha sempre avuto questa tradizione appunto di mettere da parte circa il 10% della produzione delle migliori annate di Amarone per poi essere reimmesse sul mercato successivamente. Perché? Per dare la possibilità ai nostri affezionati consumatori di assaggiare questo gigante gentile che è l'Amarone anche nella sua seconda fase, quando appunto esprime aromi terziari, porta totalmente nuove emozioni. Questo è un'attività che ovviamente capirete bene è costosa, che ci impegna molto, ma siamo sicuri del valore aggiunto di questa attività. Siamo tra gli unici a poter avere queste verticali di Amarone che possono andare ad arricchire le carte vini dei ristoranti prestigiosi oppure le cantine degli appassionati. Ecco, ma si presenta quest'anno Amarone on the Rocks, di cosa si tratta? Per la verità è il Recioto, che è il fratello dolce dell'Amarone. Niente, si tratta di una maniera nuova, innovativa di bere questo vino. Il Recioto, che appunto è un vino che ha la sua dignità, che ha una storia lunghissima, come dicevo, il fratello dolce del Recioto, e che è un po' dimenticato, un po' maltrattato, forse perché appunto perché è un vino che va bevuto a fine pasto, dopo magari un lauto pasto, dopo aver bevuto altri vini si fa fatica un po' ad affrontare un altro vino scuro, molto alcolico e molto di molto spessore, di molto corpo. Ecco che noi lo proponiamo a inizio pasto, mettendolo col ghiaccio, guarnito con una scorzetta di arancia e addirittura una foglia di basilico per dare proprio un minimo di freschezza in più, e col ghiaccio, quindi lo si beve, si perde un po' di alcolicità, si perde questa densità e la, diciamo, lo zucchero in eccesso che potrebbe dare fastidio, e diventa una bevanda veramente fantastica appunto da aprire le danze di un buon pranzo. Ecco, diamo qualche dato, qualche informazione sull'azienda e sull'andamento. Beh, l'azienda è un'azienda storica che ha quasi 250 anni, ripeto, rappresento la settima generazione che conduce questa azienda, e è un'azienda ormai internazionalizzata, 94 paesi in cui siamo presenti, oltre il 90% di fatturato fatto all'estero, per un fatturato peraltro che sfiora i 70 milioni quest'anno, e quindi un'azienda strutturata, grande, importante, che si presenta, ma sempre un'azienda familiare, con tutto il valore che si porta dietro il fatto di essere un'azienda familiare, e con un grandissimo marchio che si è imposto e va sostenuto con la qualità dei prodotti, anche con la distribuzione di qualità, perché no?